9 giorni ricca di approfondimenti e confronti fra relazioni scientifiche e visite di campo. Il terzo simposio internazionale della ciliegia ha messo in evidenza tendenze e sfide per la cerasicoltura. Riuniti a Vignola, in Emilia, i maggiori esperti mondiali del settore. Le novità maggiori vengono da sostanzialmente da due settori. Uno è quella della fisiologia dell'albero, che è stata studiata e ci ha aiutato a capire come la ciliegia, l'albero della ciliegia, fruttifica, ecco, e noi grazie a questi studi riusciamo, diciamo, a creare delle forme adatte per avere molta produzione, molta qualità e un impianto il più altamente efficiente. La forma di allevamento è quella di sistemi a parete. Si devono creare delle pareti il più strette possibili e poi continue. L'altra grossa novità è che i sistemi di difesa dalle avversità, tipo la pioggia e quindi il cracking, eccetera, oggi sono messi in discussione, perché comunque le ciliegie, anche se sono protette, coperte, trattate bene, le ciliegie spaccano e quindi abbiamo dei grossi problemi di produzione. Produrre di più e in maniera efficiente una ciliegia di qualità. In futuro, dove è possibile, si andrà verso impianti sempre più densi. Densità ottimali dipendono molto dagli ambienti. Ad esempio qua a Vignola, dove non ci possiamo permettere i portinesti inanizzanti, siamo su delle densità medie, quindi 500-600 piante per ettaro. Se ci spostiamo un po' più a nord, dove si possono usare i portinesti inanizzanti, le densità sono a 1000 o 1500 piante per ettaro. Adesso ci sono dei modelli che vengono proposti solo in certe zone, soprattutto dove c'è molta possibilità di irrigare, anche dove c'è la possibilità di fertirrigare, che sono gli impianti superfitti, i cosiddetti ceraseti pedonali. Il costo dell'impianto varia molto dalle zone dove si va a impiantare, perché oltre ai costi fissi, che sono la preparazione del terreno, la messa a dimora delle piante, che varia molto dal tipo di impianto che facciamo, perché possiamo fare un impianto fitto con 4-5 mila piante per ettaro o un impianto con 700-800 piante per ettaro, per cui calcolando nuove varietà che costano magari 8-10 euro per pianta, lei capisce che c'è una forbice molto ampia. Però indicativamente nella nostra zona andiamo tra i 70-80 mila euro per ettaro, calcolando che andiamo a fare anche gli impianti di copertura, antipioggia e ultimamente anche anti-insetto. Per stare sul mercato, che cosa deve avere un produttore? Su che cosa puntare? Il produttore, in base alla sua preparazione e alla zona di produzione, deve decidere su che fascia di mercato stare. Il mercato vorrebbe comunque un prodotto di alta qualità, consistente, di grossa pezzatura e di colore rosso scuro. Però non tutti riescono a fare questo. Ci si può posizionare su una qualità medio-bassa, su una qualità media, meteo-alta o altissima. In base alla qualità che uno produce, si posiziona sul mercato e realizza un prezzo di conseguenza. Problematiche e sfide da affrontare, ma anche analisi delle nuove varietà e dei nuovi portinnesti a disposizione dei produttori. Al simposio protagonisti sono stati anche breeder e selezionatori varietali. Oggi a livello delle ciliegie lavoriamo quindi con delle varietà che hanno delle caratteristiche, quindi per le caratteristiche di produzione abbastanza elevata, autofertilità se possibile, consistenza del frutto, che questa è una cosa essenziale, e la cosa molto importante è la tolleranza cracking, che oggi sta diventando una delle diciamo, caratteristiche molto importanti. Riguardo lo sviluppo varietale, è importante prendere in considerazione il progetto del produttore, quindi il primo consiglio è vedere un attimo il tipo di portinnesto in base alla varietà che lui sceglie. In Italia abbiamo molto di più Gisella 6, Gisella 5, Colt. In Francia siamo sempre su dei portinnesti un po' come Maxima 14, quindi i produttori che hanno quindi dei progetti ciliegio devono partire col portinnesto adattato al loro impianto in base al sistema di potatura e al sistema di allevamento che hanno scelto per il loro impianto. Le minacce più temibili per il cerasicoltore si chiamano Drosophila suzuki e cracking. Il cracking sicuramente è uno dei problemi principali nella coltivazione del ciliegio. Quest'anno in particolare abbiamo avuto in certe zone di produzione oltre 200 mm d'acqua in pochissimo tempo. Chi vuole fare investimenti può utilizzare la copertura tramite film plastici, che ad oggi è uno dei metodi sicuramente più sicuri. È chiaro che è abbastanza costoso il sistema. La maggioranza ancora fa dei trattamenti preventivi
cercando di migliorare la fisiologia della drupa, soprattutto con dei prodotti nutrizionali, generalmente a base di calcio. Quali i principali fitofagi da combattere? Le principali problematiche di fitofagi dei cerreseti sono nella zona collinare, sicuramente ancora presente la mosca delle ciliegie, mentre negli ultimi anni sta prendendo piede molto anche la Drosophila subduci. I metodi di difesa per questi fitofagi ci sono, possono essere indiretti per quello che riguarda le reti antinsetto, oppure anche diretti con dei prodotti chimici a bassa tossicità che si possono dare in prossimità della raccolta, perché purtroppo questo insetto colpisce soprattutto quando la ciliegia è matura. Con il cambiamento climatico che si fa sempre più minaccioso, andare verso una cerasicoltura di precisione sembra ormai quasi un imperativo. L'irrigazione e le attrezzature moderne che ci sono nel mondo dell'agricoltura ci permettono di gestire queste variazioni estreme presenti nei nostri campi con sistemi di automazione che vanno a misurare le varianze continue che ci sono di temperatura, umidità, sia nell'aria che nel terreno. Mediante sensori inseriti nel terreno, nell'atmosfera o anche sul tronco stesso della pianta o sul frutto, ci permettono di reagire in tempo reale a queste variazioni, sia in termini di irrigazione, di durata, di periodo, che in termini di difesa, quindi l'attivazione di impianti antibrina in caso ad esempio di gelate tardive primaverili. Negli impianti moderni intensivi di ciliegio questo trova ancora maggior sviluppo con gli impianti a goccia, dove questo sistema permette di guidare l'accrescimento della pianta e la sua fase di messa in produzione in maniera totale, comprendendo in questo anche la fase nutrizionale. Il ciliegio nell'agricoltura moderna è uno di quegli impianti arborei che effettivamente va incontro sempre di più ad impianti dal tradizionale all'intensivo e al superintensivo. La nutrizione deve essere più precisa e più efficiente, quindi utilizzo di prodotti facilmente localizzabili, solidi piuttosto che idrosolubili attraverso manichetta, ad alta efficienza, quindi con poca dispersione e poca perdita per dilavamento. Per Fomet ci sono due momenti fondamentali, uno nel tardo autunno o anche tardo inverno, perché è vero che la pianta è importante, ma il suolo lo è altrettanto. Quindi intervento con nutrizione e fertilizzazione organica per mantenere l'attività microbiologica del terreno stesso. Poi in primavera e lungo tutto quanto il ciclo vegetativo utilizzo di sali idrosolubili sulla fila attraverso la manichetta, piuttosto che qualche intervento fogliare al bisogno, in modo particolare il calcio contro il cracking.